buongiorno. Buongiorno. Colazione fatta. Sì? Nah. Scusa, sta morta. What a ora mi sono livido. What a eat in a day. What a eat in a day. Simone. Dove andiamo oggi? A Venezia. Fico. Io non ci sono mai stata. Mi neanche Chandra. La cosa per cui sono più casata. Anche Chandra non è mai stata a Venezia. Io e Chandra no. Casate. Io ci sono stata. Mi perdo sempre a Venezia, quindi ci perderemo di nuovo, visto che sono l'unica persona che c'è stata e che in teoria dovrebbe fare da guida. Per fortuna io ho un sacco di vergine del tema natale e userò Google Maps come unica fonte. Ma vabbè, è bello perdersi a Venezia, è una città in cui è bello perdersi. In tutte le città è bello perdersi. Acquario. La parte più bella è dover schivare tutte queste piante e le foglie. Ce la farò. Ma devi girarti. No, se giro non ho sotto controllo la situazione. Ma basta che guardi tra le gambe e trovo la patata. Aia, mi sono portata il COVID. Buongiorno amici, oggi vi porto con me in una nuova giornata fuori porta, perché sarà una gitarella. Per la prima volta sarò a Venezia, quindi non vedo l'ora. Vi porto con me, vi faccio vedere cosa trovo da mangiare, cibo vegan e cose belle. E bellezza con cui riempire i miei occhi. E niente, speriamo sia una bella giornata, ma ne sono certa. Tra l'altro dovrebbe esserci anche il sole, quindi mi sento fortunata. La capriccia spremuta in pazza. Qua abbiamo dell'ottima spremuta d'arancia e spalmatrice ufficiale di cioccolata su delle gallette di riso. Thank you. Welcome. Posso assaggiare la spremuta che avevo questa arancia qui là? Un po'. Buona? Il rumore che sentite della lavatrice. Sta buona. Io non penso valga come colazione, ma ieri mi è avanzato un temaki con mango, avocado e cetriolo. E quindi mangerò anche questo per colazione. Abbinato alla galletta di riso al cioccolato è la morte sulla propria. Ma io più qui. No? Sì. Cosa stavo dicendo? Che abbinare il cioccolato sulla galletta di riso al temaki sanno un ottimo abbinamento, perché anche nel temaki c'è il riso alla fine. Vedi? Quindi c'è... Cioè, galletta di riso, temaki di riso, poi c'è il mango. Comunque è sempre qualcosa di dolce. Però non dare un morso a un morso. Uno a uno. Poi il colore della salsa di soia è simile. Con la spremuta d'arancia poi guarda. Stra buona, stra spremuta, sono stra spremuta. Tu l'hai già finita. Sì, avevo stra sete. Hai riempito tu l'acqua delle piantine? Sì. Grazie. Prego. Non volevo farle morire. Buona. Vero? Andare speciale! Dannosa! Sei pronta per andare a Venezia, Giandini? Arrivate a Venezia? Oh yes! È la prima volta mia a Venezia, l'ho già detto 25 volte, ma soprattutto è la prima volta di Chandrina! Che è bravissima! Sì, e ora abbiamo già fame, quindi siamo andati a cercare del cibo! Sì, beh già, sono tipo le 2:30, quindi ci sta che abbiamo fame, anche se abbiamo fatto colazione un po' tardi. La prima cosa che mi ha detto Naki appena abbiamo messo piede a Venezia è: forse dovremmo già cercare quel posto dove mangiare. Questa è ma stata sì, la ma prima perché ci sta, se no andiamo in giro con la pancina vuota, abbiamo fame, soffriamo. Invece così qua si gira meglio con la pancina piena. UPA. Guarda che bella luce divina. C'è un po' di vento. Sì, giusto un pelo, oggi è peccato una giornata ventosa. Pranzetto che sembra promettere molto bene. Madonna, che buono. Abbiamo provato queste crepe salate vegane, ma non escludiamo di passare al dolce subito dopo. Io l'ho presa con zucca, radicchio e hummus. Io con hummus, patè di olive, patate, carote, pomodori. Oh, buonissima, però non l'ho ancora mangiata, ma il profumo è pazzesco. Assaggiamo? Buona. Molto buona.
raga, che profumo! Sa di caramello, di cioccolata, di poesia, sì, di amore, di vita, di bellezza, di tutto. Dentro c'è burro d'arachidi, la crema spalmabile al cacao, caramello e granola fatta da loro. Buona, ora sole, guarì. Sandra vuole andare su per il ponte, su, fa di stare con noi che mangiamo. Lei non tocca niente, dice, che palle. Pausetta perché abbiamo fatto tipo non so quanti chilometri a piedi. No, lei tipo no, pausetta, io mi annoio. Mi fate giocare. Sandra, abbi 2 minuti di pazienza, poi ti faccio giocare con i piccioni. Sei uscita con 2 influencer, quindi. Ma io non ho fatto a voce. Non lo sapevo che era così. Abbiamo fatto un po' di shopping. Dai, qualcosina abbiamo comprato. Yes, vai tu, inizia tu, Simo, che sei, sì, la più. Volevamo farvele vedere che ha comprato più cose. Allora, anellino, questo qui, di questo colore che mi piaceva tantissimo, che ti sta molto bene, dove vi faccio vedere a cosa ho deciso di abbinarlo. E questo qui, altro anellino, che è enorme un po' per la mia mano, ma mi piaceva tantissimo. E Anna Chiara mi faceva notare che ricorda le ondine dell'acqua di Venezia. Quindi oltre il colore. È il colore, esatto. Cioè sia il verde dell'acqua, un po' petrolio, un po'. E anche appunto il motivo qua, cioè è ondulatino, sì, metti a fuoco, esatto, è ondulatino, quindi mi piace tantissimo. Quindi questi sono 2 anellini che ho preso, e poi ho preso altre cosine tipo ciondolini per amichette varie. E il prezzo forte l'abbiamo preso insieme, in realtà. Yes. In realtà lo voleva prendere solo Simona, poi mi ha influenzato perché è un influencer. Allora abbiamo preso le friulane. Sì, qui le chiamano veneziane, però sarebbero le friulane, che sono queste scarpine qui. Un po' da ladino. Belle, il tuo colore è fantastico. Non credo renda molto in videocamera, no, però no. È tipo velluto verde bosco. È spettacolare. E sono artigianali, queste qui le fanno qui in Veneto, e cucite a mano, sono molto belle. Sì, e io invece ho preso questo colore un po' fucsia fragola, che in realtà... Sì, si abbina all'anellino. Oh no, l'ho perso. No, è lì. Ah. No, l'ho perso nel senso che era sceso giù. Questo è il bottino di oggi. Dovremmo vestirci abbinate tipo gemelline. Sì. Fantastico. Sono molto felice di questi acquisti. Adesso aspetto solo la primavera. Esatto, che possiamo mettere quei vestitini, con i jeans, con le camicette. Con le camicette, tutto bello. Molto carino. Guarda, abbinata anche la mia sciarpa. No, ma il tuo colore è fantastico. È solo che poi so che lo userei meno in primavera come colore. Quindi... No, questo è proprio un colore che io uso sempre. Proprio. Queste qui sono... Sì, questo è il mio. Ah no, questo è tuo. Sì. Belle, belle, molto carine. Belle, soddisfatte. Falafel per tutti. Aiuto. Se non si fosse capito, eravamo troppo stanche per ordinare la cena, per cucinare la cena, quindi abbiamo ordinato dal libanese, è libanese? È libanese, siriano, afghano, è fruit and spice, buonissimo. Buonissimo. Ho preso un samosa a testa per regalino a voi. Quindi ora vi faccio vedere quello che abbiamo scelto di mangiare per cena. Ma c'è mangiato un solo pan di pian! C'è l'hummus. Sì, c'è l'hummus. No, ce lo dividiamo, però non si fa. E mio nonno? Ma forse non c'è neanche quello. Mi mandate le cose senza mandarmene tutte, brutti. Con Anna Chiara che si lamenta in sottofondo. Questa è la cena: falafel, samosa, hummus e delle melanzane. Manca un po' di roba dell'ordine, quindi speriamo di farla arrivare. Speriamo che ce le mandino. Non fanno mai così loro sono sempre bravissimi. Secondo me hanno fatto qualche casino. Adesso guardiamo. Guardi, adesso io controllo. No, a me non va bene che mi messano all'ordine. Va bene, mentre dilagni, io direi di fare un'altra cosa, però. Cosa? Visto che io domani parto, direi che è arrivato il momento di chiudere questo video. Ok. Ciao. Salutare tutti i nostri amichetti che ci hanno accompagnato in questa giornata. Grazie a te per avermi portato a Venezia per la prima volta. Grazie, è stato molto bello. Ciao, torna presto a trovarmi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.